Ciao a tutti e bentrovati. Oggi avremo con noi batteria, contrabbasso e chitarra, il Luca Spina Trio. Rispetto a come sentiamo il suono qui, come lo trovi il line out di questo amp? Non cioè, saprei proprio. Perché è la prima volta che lo proverei da. Nel senso che l'ho preso da poco e live mi va benissimo. Ok, cioè, per... non saprei. Perché quello che vedo appunto che è un ampli che ha il tweeter e quindi se metto i microfoni direttamente sul woofer potrebbe essere che mi perdo un po' della brillantezza che mi dà il tweeter. Quindi mi chiedevo se avevi già avuto esperienza con il line out per capire che tipo di suono restituire, però se tu mi dici così allora ci penso io e provo a fare una ripresa che tenga conto anche del fatto che l'ampio è il tweeter. Allora magari adesso vi chiedo se potete provare a suonare tutti insieme in modo da vedere se riuscite comunque a sentirvi in modo adeguato e quindi creiamo anche un bilanciamento per poi la registrazione ambientale. Oggi ci troviamo con il Luca Spina Trio. Innanzitutto vi chiedo di presentarvi, presentare il vostro organico per così far conoscere anche chi siete a chi ci sta guardando in questo momento. Io sono Freddy, contrabbassista. Io sono Giacomo, batterista. Che sciambia, nostri ragazzi. Io sono Luca, colui che prende il nome, il gruppo, Luca Spina. Ok, il leader della band. Sì. Ok, e anche autore di questo brano che registreremo. Ok, e tra diciamo i brani che proponete con questo trio ci sono anche brani scritti dagli altri componenti o anche brani... Sì, diciamo, allora facciamo una piccola premessa. Sì. Noi ci siamo conosciuti un annetto fa. Quindi non è tantissimo che siamo insieme. Okay. Tra l'altro poi quando ci siamo conosciuti dopo pochissimo una bellissima notizia è arrivata. Lascio la parola. No, mi è nata una figlia, quindi è stato un attimo di defiance. Insomma abbiamo preso questa sorta di periodo come riflessivo probabilmente. Ho cominciato a scrivere dei brani, quindi okay. Ci siamo visti, proviamo a suonarli e ci piacciono quindi. Mm-hmm. Non è che ne abbiamo tantissimi in questo momento, però probabilmente ne costruiremo sempre di più e spero che ci sarà un contributo anche da parte loro. Mm-hmm. Sì, oltre sì. Ai brani scritti da te, nel vostro percorso finora avete inserito anche composizioni di altri artisti? Sì, sì, sicuramente degli standard jazz, più o meno standard, perché comunque il nostro genere punta a essere, o almeno a focalizzarci su un ambiente più contemporaneo del jazz. Mm-hmm. Meno lì è il punto dove dovremmo arrivare. Più siamo contemporanei, più sentiamo che probabilmente è nostra realmente questa musica, perché la facciamo riferendoci ai giorni in cui ci troviamo in questo momento, insomma i nostri tempi. E niente, quindi ci sono degli standard, però più che altro sono delle influenze, cerchiamo di farle nostre quanto più possibile. Ok, io mi collego a questa cosa perché c'era una curiosità che avevo e colgo l'occasione per chiedere, perché mi sono reso conto oggi nel momento in cui ci siamo visti che avevo già avuto modo di avere a che fare con il batterista e in realtà in un contesto molto diverso rispetto a questo, in cui penso che come si può dire, parte acustica del kit ci fosse il Charleston, qualche percussione, sì, così. Piatti fondamentalmente, ecco. e poco altro, quindi diciamo un qualcosa che è abbastanza diverso rispetto a quello che invece accadrà oggi, in cui comunque in realtà il fatto di suonare su un kit completamente acustico avrà la propria importanza. E quindi mi chiedevo quali sono i punti in comune che trovi tra questi due mondi, quindi tra il suonare in una situazione di questo tipo, diciamo genericamente pop se vogliamo definirla così, e invece questo contesto in cui ci troviamo oggi, e invece quali sono le differenze che trovi tra questi due approcci. Ma io principalmente devo dire che mi ci sono appassionato dopo anche al pop, alla musica elettronica, cioè il jazz, studiare jazz mi ha fatto in realtà apprezzare di più tutta l'altra musica,
Quindi dopo aver visto, aver scrutato un po' quello che succede in un genere come il jazz, che diciamo che è proprio di estrazione un po' più artistica, se vogliamo. Secondo me il jazz è una, la musica è una forma d'arte, ma il jazz è una forma d'arte... È una figata. Esatto, è una forma d'arte per eccellenza. Però mi ha permesso di catapultarmi più facilmente dentro gli altri generi. Tant'è che io anche attualmente suono tantissima musica elettronica. Perché soprattutto il jazz ti porta a focalizzarti tra altri aspetti molto sul suono, sulla cura del suono, che poi vai a scoprire che è presente assolutamente nella musica pop, è presente in maniera incredibile nella musica elettronica, sì. Il suono è tutto. E quindi da questo punto di vista io trovo il nesso questa cosa qua, cioè focalizzarsi molto sul suono e capire che anche negli altri ambiti c'è questa attenzione estrema. Poi ovviamente da suonare diverso, chiaro, perché nel pop, la musica elettronica è una bella sfida per un batterista, perché devi essere, cioè ti confronti l'elettronica, ti confronti con le macchine, quindi devi, sì. Cioè, fa una competizione persa in partenza. Vabbè, anche nella vita, in realtà, in questo momento con l'intelligenza artificiale ci stiamo, esatto, arrivando anche noi, esatto. In qualsiasi ambito ci sta arrivando. Però in realtà fondamentalmente è quello, molto diverso, però di base anche molto simile, cioè alla fine la musica è bella tutta. No, su quello assolutamente, sotto ogni punto di vista. E invece a te chiedo un cenno sulla vostra storia, cioè come vi siete incontrati e com'è che è partito il progetto. Infatti, com'è questa è una storia interessante, perché io ho conosciuto Luca, sì, suonando in strada. Wow. Abbiamo fatto il tipo del, si dice, basking. Sì, sì, certo. Sì. Col progetto Gypsy, esatto, con i Miatat, perché suoniamo un gruppo di, abbiamo di anche altri progetti, diciamo, sì. Uno di questi è appunto il Gypsy o Jazz Manouche, che dir si voglia, e ci siamo conosciuti in strada, io e Luca, e visto che ci siamo subito trovati bene, con un bel feeling, e poi abbiamo scoperto che ci interessava anche un jazz più classico, più moderno, diciamo, parlando, e allora siamo arrivati a decidere di provare a fare qualcosa insieme, e tramite lui ho conosciuto poi il buon drummer Giacomo. Scoprendo poi che siamo anche conterranei. Che siamo anche conterranei, perché siamo camuni di nascita e bresciani di adozione. E quindi ecco, un po' a grandi linee ci siamo conosciuti così, in strada. Bene. E invece il brano che ci presenterete oggi, vuoi, sì, introdurmelo in, sì, qualche, sì, modo? Sì, allora, il nome l'ho deciso mentre stavo mangiando prima, mentre arrivo qua, che mi sono reso conto a tavolo, ma devo dire il nome di questo brano. E quindi mi sono focalizzato probabilmente su quello che mi fa immaginare questo brano, e sin dalle prime note che ho buttato giù mi è venuto in mente, un po' romantico, però la classica scena di dove te che stai lungo un fiume tranquillo, magari pomeriggio, ambiente rilassante, anche riflessivo, e immaginare proprio il flusso del fiume, l'itinerario che fa. E quindi l'ho chiamato By the River, ovviamente, lungo il fiume. E niente, pezzo penso ambience, ma c'è tanta improvvisazione anche all'interno, quindi non so bene definirlo, direi jazz, perché comunque sì, è di stile improvvisativo, quindi il sound è jazz. Sì, jazz. Benissimo. Allora, a questo punto andiamo a sentire un'anteprima del brano che andiamo a registrare, che come sempre poi potrete trovare nella versione integrale nel video della prossima settimana. Thank you.
suoni. Non so se prima, mentre stavamo riascoltando le take, avete già avuto delle impressioni a riguardo i timbri, il bilanciamento tra gli strumenti, i riverberi. Sì. A me il suono del mio basso, devo dire che mi sembrava ottimo, proprio, cioè, come ti avevo detto prima, il più naturale possibile, e mi sembrava buono, devo dire. Sì, anche ho notato esattamente la stessa cosa, cioè sono proprio reali, come li senti dall'amplificatore a casa tua, così li senti anche, quindi ottimo. A me sembrava un po', sentivo, era riverberato, rullante. Sì, c'era un po' di riverbero un po' su tutto. Sì, forse un po' di meno, secondo me. Un po' meno? Perché tanto secondo me suona molto con la batteria. Ha molto sì. tono, quindi secondo me... Diciamo che ci sono due step di riverberazione su tutti gli strumenti, che sono il riverbero direttamente sulle tracce dello strumento e il riverbero sulla traccia ambientale. Quindi adesso magari cerchiamo di capire qual è quello su cui andare ad agire, perché sull'ambiente io comunque ho aggiunto del riverbero, per cui potrebbe essere che sia meglio agire su una piuttosto che sull'altra. Se per voi come impostazione può andare, io sostanzialmente da qui andrei a rifinire il mix, fare il mastering e poi vi manderei la take per poterla risentire con calma, finita, idealmente finita, e eventualmente farmi sapere se poi c'è bisogno di qualche ulteriore correzione che eventualmente poi posso fare anche a distanza, insomma, e rimandarvi la versione da dover approvare, ecco. E niente, per cui se per voi è ok, dovremmo esserci. Bellissima esperienza, Roberto, ti trovo benissimo. Dai, ovviamente. Bene. Settimana prossima. Settimana prossima direttamente, sì. Ok, devo guardare l'agenda, però. Ecco, no, anche per me è stato veramente un piacere, che insomma, mi è piaciuto tantissimo quello che proponete, e anche poi mi sono trovato benissimo anche con voi, quindi quando ci sarà l'occasione di potersi vedere ancora sarà sicuramente un piacere. Speriamo. Rock and roll. Sembrerà scontato dirlo, però anche questa volta è stato veramente un piacere avere con noi questa formazione, e quindi non mi resta altro che darvi appuntamento la prossima settimana per la pubblicazione del video del brano integrale. Ciao a tutti.